Buongiorno dalla Biblioteca Universitaria di Genova. Quando si parla della giornata della memoria, in modo particolare la mente ci va, ed è giustamente che lo faccia, al popolo ebraico che ha subito delle atrocità indescrivibili. Io oggi volevo parlare di altre vittime, le cosiddette vittime dimenticate del regime nazista. Infatti esistono svariati gruppi etnici di ogni genere e tipo che hanno subito lo stesso trattamento di questo regime. Parleremo di una straordinaria storia di resistenza, per esempio, e lo faremo utilizzando il materiale che ho trovato in questo libro all'interno della biblioteca. È un libro che è stato donato direttamente dagli editori nel 1995, intitolato I proclamatori del Regno di Dio. Un giorno un amico questo libro l'ha definito l'album di famiglia. Di chi? Questo piccolo gruppo di persone, già dal 1933 in Germania vantavano all'incirca 25.000 persone. Era fiorente, era una comunità molto fiorente, venivano chiamati studenti biblici, oggi noti a noi tutti come i testimoni di Geova. Già dal 1933 Hitler sferrò una campagna per annientare i testimoni di Geova, sia dalla Germania che da tutti gli altri stati. E dentro il 1935 erano da tutte le parti allontanati e perseguitati. Ma perché venivano perseguitati questi anche cittadini tedeschi? Alcuni erano tedeschi, molti erano tedeschi. Per due motivi sostanzialmente: uno per la loro neutralità politica, e l'altro perché continuavano a professare la fede anche se erano a guerra. La neutralità politica di questi uomini era perché loro non svolgevano servizio militare, non appoggiavano lo sforzo bellico che era in atto, e per esempio una su tutte non facevano il saluto nazista, e lì ha dato fastidio molto a molti tedeschi, come Hitler compreso, perché si rifiutavano ormai di fare questo saluto, tanto che sia ragazzi a scuola che uomini maturi sul lavoro, chi perdeva il lavoro, chi veniva trattato giustamente per questo motivo. Il secondo motivo per cui venivano perseguitati era per la loro fede, anche se al bando loro continuavano a riunirsi, continuavano a predicare il messaggio del Regno riportato nella Bibbia e continuavano a fare del bene, per esempio al prossimo, chi? Agli ebrei, che i tedeschi odiavano. E in più sono rimasti fedeli a ciò che credevano, tanto che si rifiutarono di firmare quel documento che li avrebbe liberati, la cosiddetta lettera del Dio. Da questo libro, e in modo particolare dall'opuscolo che è all'interno di questo libro chiamato Triangolo di Viola, leggeremo una citazione di uno storico tedesco che scrisse, ve lo leggo testualmente, su questo piccolo libro. Dice: ciò che possiamo imparare dall'atteggiamento dei testimoni di Geova sotto il Terzo Reich è, in primo luogo, che in Germania un piccolo gruppo di persone, confidando nella propria fede, riuscì a sottrarsi alla presa totalitaria del regime nazista, sebbene a caro prezzo. In secondo luogo, dovrebbe essere un obbligo per noi e per le successive generazioni assicurarci che nessuno debba mai più morire per rimanere fedele alle proprie.